500.000 euro per la riqualificazione del Parco delle Terme di Sciacca, uno dei beni che appartengono a quel patrimonio immobiliare per il quale si sta cercando ancora una soluzione per la riapertura, uno dei beni ceduto negli anni scorsi al Comune. I fondi provengono dal Ministero dei Beni Culturali, uno stanziamento che scaturisce dall'impegno politico del senatore pentastellato Rino Marinello, il quale ha fatto da ponte tra il Comune di Sciacca e il Ministero. È lui stamattina a far sapere che la Giunta Valente ha approvato la delibera che autorizza il Comune di Sciacca a sottoscrivere l'accordo operativo col Dicastero guidato da Dario Franceschini, somma che verrà utilizzata per lavori di manutenzione straordinaria e strutture annesse con consolidamento dei manufatti dell'area del parco, compresi impianti tecnologici e attrezzature per il parco giochi. Interventi che dovranno essere realizzati con un preciso cronoprogramma fissato nell'accordo operativo e che permetteranno, osserva il parlamentare, di restituire a Sciacca uno spazio bellissimo attualmente inaccessibile perché in situazione di forte degrado. Nel settembre del 2019 sono stato chiamato da un funzionario del Ministero dei Beni Culturali perché c'erano queste somme disponibili pari a 500.000 euro appunto per lavori di manutenzione straordinaria del Parco delle Terme di Sciacca. Allora mi sono subito attivato dando comunicazione in quel consiglio comunale che era stato fatto via Zoom con il Comune di Sciacca, dicendo che c'era questa somma disponibile e che bisognava adempiere a delle, diciamo, formalità burocratiche per ottenere questo finanziamento. Ho seguito passo passo questa vicenda con interlocuzioni dirette e col funzionario del Ministero del Bene Culturale, ingegnere Orlando, e anche con il Comune di Sciacca, con il dirigente preposto e con l'assessore del settore. Finalmente sono riuscito a sapere, prima in maniera informale, poi sono riuscito a scaricarlo appunto dall'albo, che il Comune aveva fatto un verbale di deliberazione della Giunta Comunale, che voglio precisare, trattasi del numero 86 del 34-2021. Quindi questa è sicuramente una cosa molto importante, non solo per Sciacca, ma per tutto l'indotto, perché riuscire a dare a Sciacca diciamo, quel parco che è fantastico all'interno della cittadina è una cosa sicuramente importante. C'è un cronoprogramma che bisogna assolutamente rispettare ed è necessario non perdere tempo. L'ultima cosa che volevo dirle è che ho saputo in maniera informale che il Comune ha a disposizione altri 110.000 euro che possono essere utilizzati per l'impianto di illuminazione. Quindi la somma tra il finanziamento del Ministero e questi altri 110.000 euro significa veramente dare una svolta decisiva a quello che è l'inizio di un iter, o meglio per completare l'iter per l'attivazione di quello che è appunto l'elemento fondamentale dell'indotto del territorio, che sono le Terme di Sciacca. Iniziamo con il parco, che è la cosa fondamentale.